vediamo adesso il moderno concetto di salute e il questionario biopsicosociale 8F, che è quello che vi presento io. Allora, scusate, qui c'è praticamente la timeline di quest'ora, in buona sostanza, che passa attraverso il moderno concetto di salute, un questionario che è collegato adesso e l'interpretazione del questionario. Okay? È un questionario che ho fatto io, non ha un'importanza statistica, perché non ho raccolto dati, però ha un'utilità molto pratica con i vostri pazienti / clienti, ok? Per clienti intendo tutto l'ambito che non è clinico, naturalmente. Quindi vediamo adesso perché intanto parlare di moderno concetto di salute e benessere. Ce l'hanno insegnato, l'abbiamo studiato tanto, però quello che vi propongo io, vi posso assicurare che è un po' un'avanguardia, perché è una sintesi di un lavoro molto molto recente dal punto di vista scientifico, che è un lavoro che non viene insegnato neanche all'università, giusto per capirci. Comunque, perché parlare di questo concetto? Perché rappresenta una mappa. Vedete che il concetto di salute e benessere che vi propongo ci permette di contestualizzare tutta una serie di elementi che Emiliano ci esporrà, che fanno appunto parte del nuovo paradigma espositivo di precisione, che è basato naturalmente sul sistematico confronto con degli stimoli di per sé neutri, ma percepiti dalla persona come minacciosi. Ok, questi stimoli sono fonte di ansia, come sappiamo tutti. Scusate, qui non so come mai si blocca. Ecco. Quindi questa mappa che vedremo assieme nei prossimi minuti ci permetterà di capire delle affermazioni di Emiliano, quando ad esempio dirà: è fortemente consigliato prima regolarizzare la qualità del sonno e solo successivamente fare l'esposizione. Dobbiamo capire perché dice questa cosa, no? Oppure è fortemente consigliato monitorare, eventualmente migliorare il benessere intestinale prima di procedere con le sedute espositive. Noi dobbiamo avere una bussola, una mappa che ci permette di capire queste cose qui. Oppure anche perché se il nostro paziente fa uso di ansiolitici, non va bene abbinare la terapia espositiva. Ok? Non so perché. Vi faccio uno stimolo molto veloce, non è che abbiamo tempo di verbalizzare o di condividere, però vi chiedo: pensi che sia possibile eliminare la memoria traumatica vissuta da una persona? C'è chi può pensare sì, ok? Chi no? Ma questo rappresenta una grande differenza sul modo di operare, il modo di intervenire con i nostri pazienti. Un altro stimolo è questo: pensi che per superare efficacemente una paura occorra avvicinarsi allo stimolo fonte d'ansia con gradualità? Cioè, l'elemento gradualità ci deve essere sempre con il nostro paziente oppure no? Anche questo, diciamo, che rappresenta un punto che vedremo più volte, diciamo, con la sintesi di Emiliano. Oppure, pensi che il sistematico abbassamento dell'attivazione psicofisica, no, il famoso arousal del paziente nei confronti di questo stimolo ansiogeno, sia un buon indicatore dell'efficacia terapeutica dell'intervento? Cioè, se noi vediamo il nostro paziente avere sempre meno ansia avvicinandosi sempre di più, giusto per capirci, nei confronti di questo stimolo minaccioso, per noi lo consideriamo come un segno positivo o meno? Tutte queste risposte che abbiamo dato
sono basate su specifici concetti di benessere, di salute che attualmente consideriamo come corretti e validi. Ok? Abbiamo tutte queste informazioni in base alle quali ci muoviamo nel mondo, diciamo così. È un po' come la ricetta di una torta. La ricetta che consideriamo essere giusta per portarci alla torta, no, fisica, che è il nostro benessere, la nostra salute, determina i nostri processi decisionali, cioè le nostre scelte, che guidano i nostri comportamenti, le nostre abitudini e quindi la nostra salute. Ne consegue cosa? Che se noi abbiamo un ricettario sbagliato, la torta sarà sbagliata. Banalmente, se io penso che mangiare tante uova, due uova al giorno mi fa aumentare il colesterolo, eviterò di mangiare due uova al giorno, ok? Se io non penso che le sigarette fanno male, potrò fumarle come facevano nel 10 febbraio 1924, ok? Quindi queste informazioni guidano le nostre scelte. Kurt Lewin, il famoso psicologo tedesco, diceva: nulla è più pratico di una buona teoria. E le buone teorie non sono, diciamo, facili da trovare, però è importante avere un riferimento, diciamo, più solido possibile. Una buona teoria, aggiungo io, non è sufficiente, soprattutto a livello clinico, però è fondamentale per promuovere il cambiamento positivo, perché se abbiamo, ripeto, una ricetta sbagliata, tutto segue, diciamo, portando ad un benessere che non sarà mai ottimale, ok? Per non dire patologico in certe situazioni. Qui una cosa molto interessante, cioè la differenza tra il modello di benessere che possiede il professionista e quello che possiede il paziente, cioè la differenza, contribuisce grandemente a determinare l'efficacia del nostro intervento e quindi i risultati clinici e non. Questa differenza è il mindset, no? Lo conosciamo. Quello che c'è nella mia testa rispetto a quello del paziente è un qualcosa che dobbiamo valutare, perché se noi continuiamo a imporre, diciamo, il nostro mindset fregandocene, diciamo, delle conoscenze del paziente, molto probabilmente sbagliamo intervento, ecco. Anche se il nostro mindset è giusto, Quindi ci sono questi macro concetti, no? Il concetto di stress, pensate, ormai viviamo in un'epoca in cui è stato dimostrato che il concetto di stress che ciascuno di noi ha determina delle, diciamo, dinamiche fisiologiche. Quindi avere il giusto concetto di stress è fondamentale, come avere il giusto concetto, diciamo, di nutrizione ottimale. So cosa mi fa bene, cosa mi fa male, no? So che attività motoria fare, quando farla, so qual è un ambiente inquinato. Qual è un ambiente inquinato? Quello dove vedo la polvere in sospensione nell'aria, oppure, non lo so, i campi elettromagnetici che vengono prodotti dal mio cellulare o quant'altro. Tutte queste cose rappresentano un mindset, ok? Che a sua volta determina le nostre emozioni, le nostre scelte, i comportamenti e la nostra salute. Nella nostra testa, lo sappiamo bene da psicologi, questo mindset cambia sempre nel tempo. Fra 10 anni ne avremo uno un po' diverso rispetto a quello attuale, 10 anni fa ne avevamo uno diverso, e così cambia a livello anche culturale, naturalmente, no? Riporto un po' l'esempio delle uova con il colesterolo. Fino a pochi anni fa, diciamo che la gran parte di medici ci diceva di evitare le uova per non alzare il colesterolo, adesso non è più così. Conosco tra l'altro personalmente una biologa nutrizionista che insegna a Stanford,
lei si mangia 4 o 5 uova al giorno, ok? Io non mangio così tante uova, però giusto per capirci, no? Ognuno ha il proprio mindset. Da psicologi sappiamo che alcuni concetti sono in competizione. Nell'arena della nostra attenzione non c'è spazio per il concetto A e il concetto B. C'è spazio solo per uno. Io, non so, evito le uova perché sono convinto che mi alzino il colesterolo, ok? Oppure concetto B, l'opposto. Non possono essere entrambi presenti. Quindi c'è questa competizione, questa battaglia, diciamo, informazionale. E una di queste battaglie è questo: la memoria traumatica è eliminabile o no? Cosa ci abbiamo in testa? Probabilmente dall'università ci hanno insegnato che la memoria traumatica è eliminabile, si può distruggere, diciamo così, anche se non, nessuno ce lo dice nei libri accademici, però l'assunto è questo: che una persona che ha una sindrome post-traumatica da stress ha una memoria traumatica e io posso mirare a quella memoria e distruggerla. Vedremo che non è proprio così, eh? Grazie all'intervento di Emiliano. Un'altra cosa è questa, molto importante: che tipo di modello abbiamo in testa? Quello biomedico classico, dove c'è la dimensione biologica molto predominante, per cui men sano in corpore sano, mangio bene, faccio attività motoria perfetta, la mia vita andrà bene, ok? E quindi hai un problema d'ansia, te lo metto a posto dal punto di vista molecolare, no? Questo era un po' il concetto. Pensate anche a quello che è stata, come dire, la comunicazione legata alla depressione con la serotonina. Sei depresso, metto a posto i livelli, no, molecolari di serotonina e tutto andrà bene. Sappiamo che non è così, però accettiamo invece un modello, questo famoso modello di benessere biopsicosociale, ARCI pubblicizzato, 1948, Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci dice che siamo un qualcosa di molto più complesso, biopsicosociale o culturale, dove tutti questi tre livelli si influenzano vicendevolmente, perché prima c'era un senso unico. Dalle molecole, mettiamo a posto le molecole, va bene anche la psiche, diciamo così, e la parte sociale. Qua invece abbiamo uno scambio continuo, molto più complesso, molto più articolato. Quindi se vi dovessi chiedere di rispondere a questa domanda, pensi che se ti alimentassi in maniera ottimale e facessi la perfetta attività motoria, vivresti una vita sana, longeva e soddisfacente? Io sono stato a una conferenza qualche giorno fa a Bologna, il 90% erano medici, e devo dire che mi ha sorpreso, perché tantissimi medici mi hanno detto no, sono convinto che non sia così. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire accettare un modello che non è quello di sinistra, non è il modello, diciamo, biomedico classico, e andare oltre questo riduzionismo, ecco, diciamo così. Perché solo questo modello integrato può spiegare questi fenomeni, che sono molto diffusi, non sono eccezioni, né sono problematiche genetiche ancora da identificare. Qui alla vostra sinistra avete Ivan Francescato, era un Maradona del rugby italiano, di Treviso, a livello internazionale, morto a 32 anni, attività fisica, cioè era un toro, seguito da nutrizionisti, da gente che gli diceva quando andare a dormire, quando mangiare, questo per anni. Il povero Ivan hanno trovato morto a casa sua, cito testualmente il report, diciamo, dell'autopsia, con un cuore che
diciamo, presentava segni di un invecchiamento cellulare pari a quelli di un ultraottantenne. Qui non, se andiamo alla ricerca delle cause genetiche non le troviamo, non è genetica questa, ok? È un qualcosa che vedremo fra poco che si chiama epigenetica. A destra chi c'è? La signora Jean Calment, la signora documentata più longeva al mondo, francese, 122 anni, fino a 118 anni ha vissuto in piena autonomia, pur, sottolineo pur, fumando per più di un secolo e bevendo, non lesinava di bere buon vino rosso francese e anche formaggio francese. Ha incominciato a fare attività, diciamo, sportiva a una cosa tipo 90 anni, scherma, però non è mai stata sedentaria, dopo vedremo perché vi dico queste cose, che sembrano dei paradossi, no? Come fa questa signora qui a campare fino a 122 anni e Ivan invece, lo sportivo Ivan, morire così giovane? C'è un modello, ci sono modelli che ce lo spiegano. Quindi la cosa interessante nei nostri tempi, secondo me, è che stiamo vivendo proprio una transizione culturale tra questo modello molto, molto riduzionistico, mens sana in corpore sano, quante volte ce l'abbiamo sentito dire, che è verissimo, però è incompleto, è come vedere una parte, no? Una faccia della medaglia. Stiamo entrando con fatica, perché questo modello biopsicosociale l'abbiamo sentito tanto nominare, però a livello pratico, okay? È quasi un secolo che facciamo fatica a metterlo in pratica, questo modello, questo concetto. Qui abbiamo invece delle interazioni che sono assolutamente più complesse, naturalmente già già promosse appunto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, però ripeto, a livello clinico qual è lo psicologo, anche il medico che applica questa cosa qui? Non so voi, ma io ne conosco pochi, anche conoscendo abbastanza professionisti. Quindi questo modello nuovo, diciamo più moderno, implica il concetto di mente e corpo, come sappiamo, che sono due entità assolutamente indistinguibili sotto un certo aspetto, perché comunicano sempre vicendevolmente. Questo signore, che si chiama Andrew Wayne, mi pare, che è un medico di Harvard, mi piace perché lui ha detto una frase: l'unico modo di distinguere la mente dal corpo è solo linguistica. Cioè noi abbiamo inventato delle parole per distinguere, ma nella natura non c'è questa distinzione, ok? Cosa significa? Significa accettare questo, cioè che un livello non fisico-chimico, cioè non molecolare, influenza quello fisico-chimico, ok? Qui non stiamo parlando di magia, non stiamo parlando di così energie, ma è un dato di fatto scientifico che ci sia questa influenza. Noi non siamo molto preparati culturalmente a capire questo, ma è un'evidenza scientifica e adesso lo vedremo anche assieme. Tutti i cambiamenti, ad esempio, della plasticità neurale, che vedremo anche parecchio con Emiliano, cos'è questa plasticità neurale? Sono informazioni, quindi non sono molecole, non è fisica, non è chimica, sono informazioni che arrivano, diciamo, nel nostro organismo e cambiano le molecole. Infatti sono dette esperienza dipendenti. Avvengono, lo sappiamo, in tante aree, no? Ippocampo, corteccia prefrontale, vedremo, corteccia somatotopica, insula, eccetera, eccetera. Due banalissimi esempi: se medito 4-6 settimane con regolarità, ho delle aree del cervello che aumentano di volume. Vuol dire che dei neuroni aumentano, cioè
cambiano la loro struttura. E lì il cambiamento è molecolare, ma l'input è informazionale. Non è un qualcosa che assumo, no. Quando ci cibiamo abbiamo questa interazione anche fisico-chimica, ma se io, come ad esempio, non so se l'avete mai sentita questa, probabilmente sì, ma siamo negli anni 80, io voglio, non ci sono cellulari, non c'è GPS, non ci sono navigatori satellitari, non c'è nulla di questo. Io voglio avere la licenza di tassista a Londra, ripeto, anni 80, devo superare un test che si chiama the knowledge, cioè la conoscenza. Il senso è, devi studiare settimane barra mesi, se ti va bene, per sapere a memoria tutta, ripeto, tutta la mappa di Londra, che non è notoriamente piccolina, con tutti i nomi delle strade. Studiavano, ripeto, mesi, alcune volte anni, e a un gruppo dell'University College of London hanno detto questo: allora ne approfittiamo, facciamo la risonanza magnetica prima dello studio e dopo lo studio. Cosa è risultato? Che l'ippocampo, che sappiamo, no, tutti essere importante per l'apprendimento, eccetera, è diverso. La struttura dell'ippocampo è come dire, aumentata, e di molto. Qui un'altra cosa che ci dimostra come appunto l'effetto non fisico-chimico può influenzare la nostra fisiologia, l'effetto placebo. Lo faccio velocemente, un po' visto il tempo, perché è secondo me uno dei fenomeni più importanti della psicologia, anche se sottostimati grandemente da medici e anche da psicologi. È l'effettivo e oggettivo, ripeto, oggettivo, miglioramento fisiologico cellulare prodotto unicamente dalle convinzioni, cioè dal mindset, dalle aspettative che abbiamo. Le nostre convinzioni personali generano aspettative che l'abbiamo già visto, determinano emozioni, comportamenti, salute e anche le nostre performance. Infatti il grande professor Fabrizio Benedetti, che è un medico scienziato di Torino, è la persona più autorevole al mondo per quanto riguarda lo studio dell'effetto placebo, da bravo medico cosa ha fatto? Ha dato del metamizolo, che è un analgesico, un antidolorifico, a un paziente. In questo contesto però c'è la dottoressa che fa l'iniezione, eccetera eccetera. La riduzione del dolore è questa. E Benedetti, siccome studia l'effetto placebo, ha fatto questo esperimento, l'ha comparato con lo stesso paziente che però riceve la stessa molecola nella stessa quantità, naturalmente, però in una maniera nascosta, attraverso una flebo arriva alla stessa quantità. Si chiede, si va a misurare la riduzione del dolore, come sarà? Questa è meno di un terzo. Perché? Perché nel primo caso abbiamo tutti e tre gli elementi biopsicosociali, nel secondo caso abbiamo solo l'elemento fisico-chimico. Ok? Ciò che cambia è il contributo del rituale terapeutico di cui parlavamo ieri, no? con i colleghi. Cioè, il rituale è la parte sociale che influenza naturalmente la nostra mente, il nostro mindset, e questo crea emozioni, l'esperienza e l'epigenetica, come vedremo tra poco. La differenza della riduzione del dolore è l'effetto placebo. L'effetto placebo non è quel qualcosa che non vale nulla, è la dimostrazione più evidente del potere della nostra mente sulla nostra fisiologia. Io qua so che ho colleghe bravissime in psicologia dello sport, quindi vediamo un atleta, maratoneta, misuro la resistenza al dolore nella prima settimana, nella seconda settimana, nella terza settimana,
queste sono sessioni di allenamento, faccio la gara, la resistenza al dolore è un po' maggiore, ok? Faccio la stessa cosa con lo stesso atleta, però questo atleta, vado a misurare la resistenza al dolore la prima settimana, ma la seconda e terza settimana gli do della morfina, ma gli faccio capire che prende morfina. La resistenza al dolore naturalmente sarà estremamente più alta. Il professor Benedetti, naturalmente, siccome è un curioso dell'effetto placebo, cosa ha fatto? Ha fatto uno scherzo a questo atleta, perché l'ha ingannato e ha detto alla quarta settimana, quella della competizione, ha detto adesso io ti inietto ancora della morfina, ma in realtà non c'era nulla, non c'era morfina. Risultato è questo, cioè la differenza di resistenza al dolore non è un fattore molecolare, è l'effetto placebo, ok? È il potere delle nostre aspettative sulla nostra fisiologia, in questo caso sulle nostre performance. Quindi questi concetti, ansia, depressione, anche il colon irritabile, qui faccio degli esempi banali, non li possiamo più considerare ansia e depressione solo come dei fenomeni psicologici, no, perché sono, si devono capire all'interno di un modello integrato, quindi non posso fare lo psicologo come 20 anni fa, dobbiamo vedere anche altri aspetti che non sono solo psicologici, come il medico un po' smart, un po' aggiornato scientificamente, non può vedere il colon irritabile come solo un disturbo della funzione intestinale. Non è un problema solo del tessuto, perché c'è naturalmente questa integrazione che è molto molto ampia, ok? Quindi ansia, depressione, colon irritabile, come immaginate voi, insomma tutto il resto, non sono né fenomeni esclusivamente psicologici né esclusivamente fisiologici molecolari. Dobbiamo uscire da questo schema, perché altrimenti rischiamo di fare degli interventi poco efficaci, diciamo così. Quindi vediamo il modello integrato e olistico. Io ho fatto una sintesi negli ultimi, penso, 6-7 anni, sì, più o meno, della letteratura biomedica e psicologica, e cosa ci sta dicendo questo modello aggiornato. Adesso lo vediamo. Vi chiedo, ciascuno, per ciascuno di voi naturalmente, sai cosa dovresti fare per migliorare il tuo benessere e la tua salute oggi, adesso? Che aspetto motorio, nutrizionale? Oggi ho fatto colazione con cornetto, forse dovevo evitare, meglio una spremuta, mangio troppa carne, non sono vegetariano, quindi. E se ne ho più di aspetti, da quale aspetto partiresti? Devo fare prima più attività motoria oppure devo mangiare meglio prima? Non sono domande banali, come vedremo tra poco. Il modello è questo. Siamo esseri con trilioni di cellule che condividono lo stesso DNA che ci è stato dato da mamma e papà, ok? Questi trilioni di cellule sono organizzati in macro sistemi muscolare, osseo, eccetera. Viviamo in un mondo che è un ambiente, naturalmente non viviamo in una bolla, viviamo in un ambiente che è fisico-chimico. Quindi pensate a tutte le interazioni, no? Perché un conto è aprire la finestra di casa mia e trovarmi un paesaggio come questo, e un conto è aprire la finestra e vedere l'Ilva di Taranto, ok? Non solo dall'aspetto fisico-chimico, che è naturalmente importantissimo, ma anche da quello psicologico, il senso di bellezza che mi dà questo ambiente non è indifferente per la mia salute, ok? E lo sappiamo anche questo da dati oggettivi della scienza. Un conto è essere davanti al petrolchimico di Marghera, dove ci abito anche abbastanza vicino purtroppo, e un conto è essere nell'isola di Murano,
Abbiamo anche un ambiente sociale, i nostri, diciamo, conspecifici umani, ma anche i nostri. Io ho la fortuna di avere una cagnolina, una gattina, e so che è importante per la mia salute interagire. Stavo leggendo proprio ieri un articolo scientifico, diceva solo la compresenza di questi amici, diciamo, animali, ci porta a benessere. E questa è una meta-analisi fatta, diciamo, molto molto ampia, ok? Ma abbiamo anche un ambiente sociale che non è esterno al nostro corpo, è interno, si chiama microbiota. Oggi pomeriggio lo vedremo un po' in dettaglio. È una scienza su questi batteri, virus e funghi che sta cambiando la faccia della medicina e cambierà anche la faccia della psicologia. Sappiamo ad esempio che questi microrganismi che si trovano solo a livello, soprattutto scusate, a livello intestinale, ma non solo, hanno una massa di quasi 2 kg per persona, quindi non è, sono importantissimi per la nostra salute. Il nostro aspetto sociale influenza il microbiota, la sua composizione, ma anche gli antibiotici lo influenzano in senso negativo, ma anche la presenza di un gatto o di un cane o di altri animali, l'attività motoria che facciamo, come mangiamo naturalmente, ma anche lo stress psicosociale. Sottolineo, stress psicosociale non è fatto di molecole, influenza la composizione del microbiota, che influenza il nostro benessere anche psicologico. Quindi noi da professionisti psicologi dobbiamo anche avere a che fare con questa nuova frontiera, diciamo, della scienza, molto molto interessante. Questo si chiama modello di olobionte biopsicosociale. Olobionte è questa parolona perché significa che c'è interazione tra le cellule con il DNA nostro e altri conviventi, ok? Che hanno DNA naturalmente non umani, batteri, virus, funghi, eccetera. Ipervelocemente, giusto per darvi un'idea sulle recenti ricerche sul microbiota, se trasferiamo un microbiota di un topolino obeso in un topolino che non è obeso, il topolino che lo riceve diventerà obeso, ma anche a livello psicologico. Se io stresso un topolino che non è ansioso e questo topolino diventa ansioso, ok, e trasferisco il suo microbiota in quello di un topolino che è tranquillo, non è ansioso, cosa succederà? Questo topolino diventerà ansioso, ok? Quindi qua stiamo parlando di ansia, cioè mi verrebbe da dire, è la materia per la nostra professione. Quindi adesso vi presento la sintesi di questo concetto nuovo di integrazione, è basato sulla scienza dei telomeri. I telomeri sono la parte terminale dei nostri cromosomi e sappiamo da circa 15-20 anni che queste terminazioni, più lunghe sono, più viviamo meglio e più a lungo nel tempo, per lo stress che viviamo, per tutta una serie di cose, questi telomeri si accorciano. E quando sono molto corti, purtroppo moriamo, ok? Quindi la scienza che c'è attorno a questo argomento, che apparirebbe solo per biologi molecolari, mi ha portato a sintetizzare questa cosa qui. Allora, gli elementi che condizionano la nostra vita sono 8. L'attività motoria, quello che mangiamo, la qualità del sonno, la qualità, diciamo, di benessere psicologico che abbiamo, quello sociale, l'ambiente fisico-chimico, il microbiota e una cosa che si chiama ritmi circadiani, non so se l'avete già incrociato. Comunque è
la sincronia con i ritmi luce buio, giorno e notte della natura. La cosa interessante cos'è? Che tutti questi elementi influenzano in parte indipendentemente, come vedremo tra poco, il nostro organismo. Sappiamo chiaramente che si influenzano l'un l'altro, no? Però sono anche in parte, sottolineo in parte, indipendenti.